l'intervento dell'osservatorio, rispetto al quale abbiamo avuto già la disponibilità dell'Ordine dei Medici con il suo presidente, che certamente parteciperanno i medici di medicina generale, ovviamente l'ASL di Salerno, le università con le quali abbiamo già un protocollo, abbiamo avuto la disponibilità dell'Istituto dei Tumori del Pascale di Napoli, ma chiaramente adesso a loro chiederemo di indicarci dei nomi degli esperti che possono fare questo lavoro e arrivare anche ad una validazione scientifica per evitare allarmismi, perché altrimenti chiaramente ci sono tutta una serie di notizie che giustamente preoccupano i cittadini e preoccupano tante famiglie. Questo deve servire però per far capire che noi abbiamo la necessità di avere i registri dei tumori attivi nella nostra regione. Io so che già la regione Campania si sta attivando, io mi auguro che si possano avere al più presto dei registri dei tumori che possono fotografare la situazione delle diverse patologie tumorali e non solo sui territori. Questo è fondamentale, perché altrimenti una serie di strategie, una serie di azioni, una serie di iniziative possono essere intraprese soprattutto se abbiamo a disposizione dei dati il più possibile attendibili. Poi per quanto riguarda il tema della comunità emblematica della rete mediterranea, qui non dobbiamo fare ipocrisie, perché dobbiamo dire con chiarezza che anche il nostro territorio purtroppo è vittima di quella globalizzazione alimentare. Io dico, quanti sono le famiglie sulle tavole delle quali arriva a cibo a chilometro zero? Io penso purtroppo poche, perché la maggior parte delle famiglie purtroppo consuma ha un'alimentazione che fa parte delle grandi catene di distribuzione alimentare dei supermercati, e quindi sulle nostre tavole arriva ciò che mangiano a Roma, Milano, New York, Parigi. Quindi purtroppo anche l'effetto positivo noi tante volte lo andiamo a annullare con il fatto che anche noi siamo vittime di quella globalizzazione, e quindi è chiaro annulliamo dei possibili effetti positivi. Però dobbiamo fare un grande lavoro anche sulle scuole. Ad esempio, noi riteniamo che nelle scuole, nelle nostre mense scolastiche, dobbiamo fare il più possibile per incentivare l'utilizzo dei prodotti a marchio Parco, rispetto al quale noi stiamo facendo un grande lavoro proprio per rafforzare quella territorialità, e stiamo lavorando anche al disciplinare della rete del gusto della dieta mediterranea per fare in modo che anche i ristoratori possano utilizzare i prodotti a marchio Parco. Ma penso ad esempio all'olio del nostro territorio, no? L'olio è tra i più ricchi di antiossidanti, quindi più ricchi di vitamina E, polifenoli, che hanno un effetto assolutamente positivo sulla salute della gente. Ecco, utilizzare l'olio del territorio dovrebbe essere una regola in tutti i ristoranti, dovrebbe essere una regola in tutti gli agriturismi, dovrebbe essere una regola in tutte le famiglie, in tutte le mense scolastiche.